Salve a tutti, sono Angela della Behable. Oggi insieme vedremo come configurare i Python Smart Node. I Python sono dei media gateway utilizzati per il collegamento di due o più linee ISDN o PSTN a centralini IP. I Python rappresentano una scelta obbligatoria qualora volessimo collegare un centralino Asterisk in virtual machine, come ad esempio nel progetto BIAP. Esistono differenti tipologie di Python. Noi li identificheremo a seconda della tipologia di linea, quindi PSTN o ISDN. Ad esempio, un Python Smart Node 4112 viene utilizzato per una tipologia di linea quale PSTN e quindi con due linee. Viene definito appunto dall'ultima cifra del codice stesso. Invece, in questo caso, disponiamo di un Python Smart Node 4554, ossia utilizzato per una linea ISDN con quattro linee telefoniche e quindi due ISDN. Dalla sigla del Python possiamo risalire anche alla tipologia di porta utilizzata. Mi spiego meglio. Nel nostro caso entrambi i Python sono di tipologia JO. Infatti esistono due differenti sottocategorie, JO e JS, che rispecchiano rispettivamente le porte FXO e FXS. Andiamo meglio a spiegare cos'è una porta FXO e una porta FXS. La porta FXS consegna la linea all'utente, quindi volgarmente parlando è la presa che troviamo al muro. Invece la porta FXO è quella che riceve la linea digitale, quindi è quella che noi dobbiamo utilizzare per il collegamento ad un centralino IP. Andiamo adesso a vedere praticamente come è costituito un Python, partendo dal retro. Troviamo la porta di collegamento del cavo di alimentazione, il pulsante di reset, e adesso andremo insieme a vedere come resettare un Python, la porta per il collegamento di un cavo di rete e le due porte FXO per il collegamento del cavo telefonico PSTN. Nella parte anteriore invece troviamo tutti i LED di stato. Adesso andremo meglio a vederli quando collegheremo il Python stesso. Invece il 4554 ha sempre sulla parte anteriore i LED di stato e sulla parte posteriore anch'esso una porta per il collegamento del cavo di alimentazione, il pulsante di reset, il collegamento alla linea Ethernet, quindi alla LAN, e le due porte per il collegamento della linea PSTN questa volta. Quindi vediamo la differenza. Questo è un Python per il collegamento delle linee ISDN, mentre questo per le linee PSTN. Ho dimenticato di parlarvi della porta console. Noi non la utilizzeremo in quanto decidiamo di caricare un template e servendoci dell'interfaccia web che andremo adesso insieme a vedere. Inoltre utilizzeremo solo dei Python di tipologia JO in quanto abbiamo a disposizione solo dei telefoni IP, quindi non abbiamo la necessità di sfruttare e utilizzare l'interfaccia FXS. Andiamo insieme a effettuare la procedura di reset. Questa operazione non deve essere effettuata nel caso in cui voi acquistiate un nuovo Python. Per effettuare questa operazione teniamo prima premuto il pulsante di reset sul retro per qualche secondo e poi andiamo a collegare l'alimentazione.
Adesso accediamo alla pagina del software per andare a definire l'indirizzo IP. Accediamo al sito di Patton e scarichiamo il Discovery Tool per verificare l'indirizzo IP del Patton. Andiamo a dezippare il file e a eseguire il software. Quindi rileviamo i due pattern, il 4112 e il 4554. Per la configurazione dei pattern scegliamo di utilizzare dei template che troviamo su internet nella cartella script dell'appliance asterisk dbapp e su vostra richiesta possono essere inviati a mezzo mail. Utilizzeremo una configurazione standard, quindi per particolari esigenze potete rivolgervi a dei consulenti pattern. Andiamo ad impostare come primo DNS l'indirizzo IP del centralino, questo qualora fosse installato lo split DNS, il quale consente il funzionamento del centralino anche in mancanza di internet. Proseguiamo la configurazione andando nella riga 31 e modificando l'indirizzo IP del pattern, quindi nel nostro caso 0230, e la netmask sempre 255.255.255.0. Alla riga 36 andiamo ad inserire il gateway, quindi nel nostro caso 192.168.0.2. Proseguiamo adesso nelle righe successive e andiamo a modificare l'asterisk IP inserendo appunto l'indirizzo IP del centralino asterisk, quindi 192.168.0.151. In corrispondenza delle righe 72 e 73 andiamo a definire username e password. Questi ci saranno utili nella creazione del tronco SIP in asterisk. Proseguiamo ancora con l'inserimento dell'indirizzo IP di asterisk in corrispondenza della variabile asterisk IP. Dopo aver completato le modifiche andiamo a salvare il file sul desktop. Posizioniamoci quindi all'indirizzo IP 0.97, quello rilevato dal software, e dobbiamo andare ad uploadare la configurazione. Quindi loghiamoci con il nome utente di default administrator e come password lasciamo vuoto e posizioniamoci in import-export. Andiamo in import configuration, scegliamo il file appena salvato. E quindi scegliamo import. Per salvare le impostazioni dobbiamo cliccare su reload per riavviare il pattern.
A questo punto loghiamoci all'indirizzo 0230, quindi l'indirizzo che abbiamo precedentemente definito all'interno del file di configurazione, sempre con l'username administrator e password vuoto, e accediamo al pattern SN4112. Procediamo quindi con la definizione dei tronchi. Creiamo quindi due tronchi SIP che definiamo come PSTN1 e PSTN2. Andiamo a definire il nome, l'outbound route, quindi il numero di uscita, come massimo un channel 1, perché per ogni tronco deve uscire al massimo una telefonata, e andiamo a definire il nome del tronco e i dettagli PIR. Qui andiamo ad inserire il nome e la password precedentemente definiti nel file di configurazione. Inseriamo l'indirizzo IP del pattern, quindi lo 0230, e le altre impostazioni. Infine andiamo a salvare il tronco. Ripetiamo la stessa operazione per il tronco 2, quindi lo chiameremo PSTN2, inseriremo un differente numero di instradamento, sempre maximum channel 1, l'username e la password presenti nel file di configurazione e l'indirizzo IP del pattern, sempre il 192.168.0.230, e salviamo la configurazione. Successivamente andiamo a verificare nelle asterisk info che il pattern si sia correttamente registrato, quindi lo stato è impostato su OK. Andiamo adesso a ripetere le stesse operazioni per il pattern 4554, quindi iniziamo con la configurazione del template. Anche in questo caso andiamo a definire come primo DNS l'indirizzo IP del centralino nel caso in cui disponessimo di uno split DNS. Proseguiamo con la modifica della configurazione e in corrispondenza della variabile pattern IP andiamo ad inserire l'indirizzo IP del pattern, quindi 192.168.0.113 e la netmask 255.255.255.0. Procediamo con l'inserimento dell'indirizzo IP del gateway, quindi 192.168.0.2, e in corrispondenza della variabile asterisk IP andiamo ad inserire l'indirizzo IP del nostro centralino, quindi 192.168.0.115. Successivamente andiamo a definire l'username e la password. Questi dati, come nel caso precedente, ci saranno utili per la configurazione dei tronchi SIP in asterisk. Procediamo quindi con la modifica degli altri parametri, quindi del parametro asterisk IP. Dopo aver effettuato tutte le modifiche, andiamo a salvare il file di configurazione. Accediamo quindi all'indirizzo IP del pattern 192.168.0.113 e loghiamoci con le credenziali di default, quindi administrator e come password vuoto. E andiamo anche qui a importare nuovamente la configurazione. Scegliamo Importa configurazione, andiamo a selezionare la configurazione da importare, quindi scegliamo Import
e riavviamo il pattern affinché la configurazione venga salvata. Accediamo quindi a FreePBX nella sezione tronchi e andiamo a definire i due tronchi ISDN. Quindi li chiameremo ISDN1 e ISDN2. Andiamo a definire l'outbound color ID, questa volta come maximum channel andiamo a definire 2, quindi per ogni tronco possono uscire al massimo 2 telefonate. Nei dettagli PIR inseriamo l'username e la password precedentemente definiti nel file di configurazione e ricordiamoci di definire l'indirizzo IP del pattern, quindi 192.168.0.113. Procediamo con la configurazione del tronco ISDN2. Inseriamo anche l'outbound color ID e come maximum channel andiamo a definire 2. Inseriamo il trunk name e nei dettagli PIR andiamo a inserire l'username e la password definiti precedentemente nel file di configurazione. Procediamo andando a definire l'indirizzo IP del pattern, quindi 192.168.0.113. Adesso andiamo a verificare nelle impostazioni di Asterisk che i tronchi ISDN1 e ISDN2 si siano correttamente registrati. Successivamente andiamo a definire l'outbound root, quindi definiamo che il 9 sia il numero di preselezione e come tronco di uscita inseriamo ISDN1. Installiamo Zoiper, andiamo a configurare un interno e quindi facciamo un test di chiamata in uscita. Digitiamo 9 e il numero da chiamare. Allo stesso modo effettuiamo un test di chiamata in ricezione, quindi attendiamo di ricevere la chiamata. Continuate a seguirci sul nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati.